I capizzoli della pubblica istruzione, cari amici, i capizzoli della pubblica istruzione, perché il ministro della pubblica istruzione è Stefania Giannini, che io la chiamo la cavalla, senza offeso per nessuno, la cavalla tardona. Beh, il ministro della pubblica istruzione è stata fotografata al mare e in topless, senza l'alto, topless, in topless, cioè senza reggiseno, mostra i capezzoli. E quindi questo video si chiama I capezzoli della pubblica istruzione. Cioè, a me sorprende tanto però che sia Stefania Giannini a mostrare i capezzoli, il seno, i capezzoli, perché Stefania Giannini mi pare che sia del partito Lista Civica, che mi pare che sia un partito cattolico, mi pare, correggetemi voi se mi sbaglio, e mi sembra strano che i cattolici si siano emancipati così tanto. Le donne cattoliche si siano emancipate così tanto, specialmente se sono ministri, da far vedere i loro capezzoli in pubblico, al mare sì, ma in pubblico. Stefania Giannini, la cavalla tardona, la cavalla, la vedete, vero che quando viene intervistata non fa altro che rimettersi a posto i capelli. E io credo che Questa situazione rappresenti bene la situazione della scuola italiana. Come il ministro Stefania Giannini mostra i capezzoli, diciamo che viene mostrata la devastazione, lo stato di devastazione della scuola italiana. Lo sapete, vero? Scuola italiana, dobbiamo parlare anche dell'università. Lo sapete, vero, che non ce n'è neanche una di università italiane. Tra le prime 150 università, tra le più brave 150 università del mondo, non ce n'è neanche una di università italiana. E il ministro Stefania Giannini, la cavalla, la tardona, mostra i capezzoli, capito? Non mi meraviglio che mostri i capezzoli una donna, mi meraviglio che mostri i capezzoli una donna che è iscritta a Lista Civica, e a me risulta che Lista Civica sia un partito cristiano-cattolico. Tutto qua. Una volta i cristiani cattolici non avrebbero mostrato i capezzoli in pubblico. E si vede che è cambiato il cristianesimo cattolico. E io vorrei sapere cosa ne pensano le altre gerarchie ecclesiastiche del fatto che il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini, la cavalla, la tardona, mostra i capezzoli al mare, mostra i capezzoli. Va bene, cari amici, nel link la vedrete, la tardona, la Stefania Giannini, quella che si rimette sempre a posto i capelli quando viene intervistata, e li vedrete i capezzoli nei link che vi mostro. E vi mostro nel riassunto di questo video. Ok, cari amici, tanti cari saluti da Serafino Massoni.